Signor Mbare Palermo, adesso andiamo a vedere dammi anche. tu, Continua a dare del lei. Io da presentatore do del lei. Quando vengo come ospite, do del tu. Nel bimello ci avrò che croce, non lo so, pensa. Vabbè. Lei quale attaccante preferisce invece? Adesso arrivano anche gli highlights, eh? Allora, senti, io dico, se sono un po' adesso c'è l'imbarazzo della scelta, contraddico, perché dico, se diciamo Vlahovic lo metti con un altro allenatore farebbe più gol, secondo me, guarda, perché la Juventus c'è stare queste due partite, Salernitana, Frosinone, guardiamo tutto il campionato, no? E con Allegri, insomma, ha un po' di difficoltà, no? Io sono convinto che un Vlahovic lo metti con... anche l'anno scorso con il Napoli di Spalletti, lo metti con il Manchester City, lo metti con Ben Monaco, secondo me Vlahovic, secondo me, è anche più forte molto di Milik, dai. E quindi dico che mi attaccando... Io dico Vlahovic, dai. Però mentalmente perdo un pochettino, anche il ragazzo ancora, cioè, ha 23 anni, insomma, deve ancora migliorare in tanti aspetti. Ciao, Mbare! Se lo metti con Spalletti, ciao Mbare, se lo metti con Spalletti, secondo te Vlahovic non sbaglia i gol a porta vuota? No, se mettevi Spalletti a Vlahovic l'anno scorso con il Napoli facesse il gol di Osimhen, ascolta me qua. Però, cioè, posso dirti una... allora, io in parte posso anche darti ragione, però, cioè, che ultimamente stia facendo gol, siamo tutti felici, però dobbiamo essere obiettivi, cioè, con Allegri o senza... Si è mangiato dei gol che obiettivamente sì, no, ma cioè non è l'allenatore, anche... sei tu. Però, sbagli, sai che anche Haaland, se prendi la sezione, c'è un video che gira di Haaland, dei gol che sbaglia, ce ne sono tanti che sono effettivamente clamorosi. Questi giocatori tecnicamente non è che abbiano un plus, non sono i Benzema, però sono dei giocatori che hanno la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto, poi magari possono anche ciccare il pallone. Però hanno quella capacità là che è superiore a tanti altri. Per far rendere, secondo me, Vlahovic al meglio, serve più una squadra che gioca come ha giocato oggi la Juve, con quell'idea là. Bravo. Là, secondo me, tira fuori il meglio di sé. Una squadra che gioca un pelo più bassa, come giochiamo in campionato, è normale che faccia più fatica. Perché? Perché lui si sente più coinvolto nella zona dove ha quell'istinto killer, che in questo momento la Juve manca. Questa Lello. È la mia opinione. Lello, io ti do ragione, però guarda ad esempio, no? Noi adesso stiamo parlando di Allegri, ok? Jürgen Klopp, uno degli allenatori più propositivi che c'è al giorno d'oggi, che mette gli attaccanti quasi sempre davanti alla porta, eppure Darwin Núñez con Jürgen Klopp sta facendo schifo, si mangia l'impossibile. Vabbè. Semmai sono annate, semmai sono i giocatori che con determinate magliette, io do anche... Attenzione, io do anche della colpa ad Allegri sul rendimento di Vlahovic, però semmai sono dei giocatori che con determinate magliette raga, fanno fatica, la pressione è tanta. Ah, è normale, magari anche il contesto, i compagni, ci serve certo. L'adattamento. Ci sono tanti giocatori che hanno magari delle esplosioni un po' più avanti, esatto. In base al contesto, in base all'allenatore, in base a tanti fattori. C'è da dire che la Juve in questi due anni è stato difficile incastrare tutte le cose positive. C'è stato qualcosa di positivo, poi sempre qualche deficit, qualcosa di negativo. Che non per colpa solo di Allegri, ma anche per l'extracampo, per altre mille questioni, infortuni, questioni personali, anche quest'anno, è complicato. Però io credo che quest'anno, se la Juventus inizia a fare quelle partite come queste ultime qua che abbiamo giocato... Secondo me c'è poco da dire, gli attaccanti hanno iniziato a segnare. Vi ricordate che c'era un periodo gli attaccanti non segnavano da un mese e mezzo? C'è ancora di molto più partecipi, si può fare di più. Cioè la Juve di oggi a me dice una cosa, che si può fare sempre meglio, si può migliorare. E la partita di oggi ci deve dare un po' di orizzonte da questo punto. Sono d'accordo. Però Golfo, non pensi che la partita di oggi possa essere imbastita così proprio perché non hai le pressioni di un campionato? No, io in realtà credo che ci tengano tanto alla Coppa Italia. La Coppa secondo me non è secondaria, perché comunque arrivi in Supercoppa. No, ma non ho detto che è secondaria, ho detto che hai meno pressioni. No, te la giochi secondo me perché è una partita secca, mentre sul campionato fai dei ragionamenti tanto più sui punti. Bravo. E Allegri da questo punto di vista è molto più fissato. Bravo. Molto più... Diciamo che un pareggio ti lascia spazio alla vittoria, mentre in campionato poi non è così, no? Perché alla fine andreste supplementari, non è che perdereste due punti. Però io vi chiedo una cosa, perché poi oggettivamente io sto vedendo la Juve che sta
crescendo, secondo me, a livello anche di proposta di gioco. Poi lasciamo stare la partita di Salerno, perché secondo me è anche particolare, però una Juve comunque ha ritrovato la costanza nel fare gol. Io vi dico che secondo me poi questa squadra al momento è plasmata su un obiettivo che è quello davvero di squadra, cioè l'attaccante non segni tanto, secondo me al momento interessa poco anche proprio allo stesso attaccante, ed è davvero l'obiettivo comune. Se segna Gatti tre gol, va bene che segna Gatti tre gol, e non è che Milik soffra questo fatto avendo segnato allo stadio in palio la semifinale. Vai, scusa, vai. No, per dire, cioè secondo me ora noi facciamo questi ragionamenti su Vlahovic, potrebbe segnare di più, sì, Chiesa anche, Milik anche, via dicendo, però poi loro secondo me sono concentrati, e lo spero e mi piace molto di più, sull'avere 46 punti in un girone, che sono tantissimi, e aver passato due turni in maniera molto più che agevole di Coppa Italia. Quindi sì, stai assolutamente raggiungendo tutto quello che devi raggiungere. Allora, prima di passare... oggi, dato risultati, si deve dire, si può dire poco nulla ad Allegri, eh? A oggi, cioè, proprio a today, come direbbe Francesco. Due partite che hai, ti faccio una domanda per rendere l'idea, perché sono d'accordo con te. A livello di risultati oggi Allegri non può dare meno di 8.5-9, per quello che... Poi facciamo le pagelle, Poi il gioco è opinabile, o se il modo per raggiungere questi risultati... Per i risultati, che cazzo gli vuoi dire? Non gli posso dire nulla. Poi facciamo i pagelli fine anno, ragazzi. Allora, prima di passare agli altri argomenti, che volevo parlare di Yildiz, insomma, un po' di cose che c'è in pentola. Vediamo gli Alex insieme, che qualcuno non l'ha visti, tipo me, che ho guardato la God League. E contro la Lazio, tra Juventus e Frosinone, 400esima panchina bianconera per Massimiliano Allegri, terzo di sempre, meno 5 da Lippi, più staccato tra Pattoni che guida questa speciale classifica. La Juve inizia un po' soft con Perine che rischia su Locatelli e soprattutto su Miretti, toccato alle spalle da Brescianin, intervento irregolare che evita il peggio per la Juventus, che poi trova maggiore brillantezza con il passare dei minuti. Si affida alla qualità dei suoi giocatori offensivi, Yildiz al fianco di Milik, Miretti, buona incursione, stoppata in maniera fallosa da Lirola, il fallo da rigore, Milik, saltello che gli era stato fatale contro il Bologna, in questo caso invece è efficace, spiazza Cerofolini, portiere di Coppa del Frosinone, realizza il gol che gli mancava dal 7 ottobre. Centravanti polacco che poi come sempre manovra anche in maniera sapiente, Miretti respinge Okoli, Kostic respinge Brescianini, poi allontana Garritano con il Frosinone che riesce a evitare il peggio, ma la Juve è in totale... Scusate, no, quelli che dicono Allegri anticalcio a prescindere, continuate a vedere la partita e ditemi le azioni da gol come sono. Poi, controllo al di là di un paio di lampi potenziali del Frosinone, Milik apre per McKenny che gli restituisce palla, triangolone altissimo e lunghissimo con Milik che controlla e segna il 2-0 per la Juventus. A riposo questo è il risultato, con Milik nuovamente protagonista, terzo e quarto gol stagionale, la Juve però non perde aggressività, intensità, rientro in campo, Kostic per McKenny, suo destro viene deviato da Lusuardi e poi da Cerofolini in calcio d'angolo, poi il portiere con una palla avvelenata mette in crisi Mazzitelli, aggredito da Locatelli che assiste Milik per la tripletta personale dell'attaccante polacco ex Napoli e Olympique Marsiglia tra le altre. 3-0, la Juve comunque non si ferma, sempre su ritmi moderati ma senza staccare il piede dall'acceleratore. Miretti, gran destro, Milik va a deviare con volontà però di cambiare la traiettoria a questo pallone, non è una semplice deviazione, c'è però fuori gioco rilevato dal VAR dopo un controllo accurato, quindi non c'è poker per Milik ma c'è per la Juventus con Yildiz che al volo segna il 4-0, il secondo assist della serata di McKenny, ancora l'esultanza con la linguaccia alla Del Piero, e la terza rete personale dopo l'altra in campionato a Frosinone e quella in Coppa splendida alla Salernitana. Barenecea, questo intanto vince 4-0, no? Quindi sì. Posso dire una cosa? Lei può dire quello che vuole. No, per rispondere un secondo a Simone, che è vero che anch'io sono contro Allegri, che dicono anticalcio è sbagliato, però c'è anche da dire che comunque in Coppa Italia abbiamo giocato bene, ma non giochi sempre così in campionato, tant'è che in campionato vinci sempre di un gol di scarto, spesso vinci al 90esimo come l'ultima,
Quindi ci sta, nel senso, puntualizzare Allegri che ad oggi sta facendo bene, non c'è niente da dire, tant'è che se dovesse vincere entrambi i trofei, anche se comunque è difficile. Allora ringraziamo Average, Juventino, Guy, grazie mille, guys, grazie mille, grazie mille, e hey, Gigi, grazie però, mille per il ride. Ecco, chiudo, sì, no, chiudo dicendo che però capisco anche, nel senso, le critiche, perché effettivamente non è che stia facendo un campionato di dominio, che non devi farlo, per almeno non andare sempre a vincere all'ultimo, questo dico io. No, questo è vero, però io poi ti dico che se vai a vedere gli expected goals, io penso che la Juve ad oggi ne abbia fatti solo meno dell'Inter. Quindi è vero anche che vinci spesso di un gol, però è vero anche che finora te ne sei mangiati tanti. Quindi poi alla fine tutto torna, e per quello dico che, per carità, si può fare meglio, si può sempre fare meglio, e secondo me il gioco va proposto meglio anche in fase offensiva, però la Juve a livello di... Certo, ma a livello di expected goals, secondo me... Però Simone, sai cosa? Cioè, io voglio dire una cosa a tutti. Cioè, io faccio sempre questo esempio quando parlo di Allegri, no? È come se tu hai un figlio e ti fa un anno dove va a scuola e va male. Tu, cioè, lo punisci, cioè, nel senso, lo metti in punizione, gli dici che deve studiare di più. Se l'anno dopo fa bene, il maestro lo elogi, cioè, gli dai un premio. E la stessa cosa è per il nostro allenatore, cioè le critiche comunque, no, alcune, altre no, soprattutto le mie no, però altre critiche possono essere anche costruttive per un allenatore, perché comunque le mie no, però altre critiche possono essere costruttive per un allenatore, anche perché è vero che lui, stando fermo 2 anni, i primi periodi si vedeva che era rimasto indietro. Adesso io sono il primo ad averlo criticato, assalito, che più ne ha ne mette, però quest'anno non gli puoi dire niente. Allora, niente. Le vostre stiamo giocando contro tutti, siamo secondi a meno 2, e cosa gli devi dire? Bare, lei... Confermo, lei... vedendo i dati, che la Juve ha fatto 6 gol in meno di quanti avrebbe dovuto fare, praticamente a pari expected goals del Napoli, che ne aveva fatti tanti con Garcia, poi è calato, e poi l'Inter sta facendo un campionato a parte, ok. Però dire che sai qual è la differenza tra noi e l'Inter, perché anche lì l'hanno un po', diciamo, bombata anche in Italia, questa squadra fortissima, e poi si fa palleggiare dalla Real Sociedad andata e ritorno. Sai qual è la differenza? Soltanto il centrocampo, guarda, perché non abbiamo nulla a invidiare con l'Inter, né in difesa né in attacco. Il centrocampo sì, perché può allungare, capito? Però come se dici, sai qual è la differenza tra la pasta all'uovo e la carbonara? Aspetta, però a gennaio c'è il mercato invernale di riparazione. Se tu prendi due buoni centrocampisti che dovrebbero fare la differenza tra Pogba e l'altro là, e Fagioli, secondo me, io me lo gioco questo campionato, guarda, te lo dico veramente sinceramente. E poi ho notato all'Inter una cosa: mentre a noi, se manca Vlahovic, se manca Chiesa, tutti i padri possono segnare, allora invece se manca Lautaro hanno difficoltà a segnare un attacco, c'hanno un Sanchez che è praticamente pensionato, un Arnautovic che non segna manco di testa a porta libera, non so se tu l'hai visto tutta la partita col Verona. Questo Thuram sì, può migliorare, ma già sono mesi che non sei. Beh, Lautaro, bene. Vabbè, ragazzi, però non facciamo i confronti con l'Inter. L'Inter c'ha Lautaro, che è praticamente l'80% delle potenzialità di questa squadra. Se tu mi togli Lautaro, loro non vengono più a cambiare. Ascolta a me, guarda. No, io invece credo che su Allegri la cosa che mi fa indemoniare della sua Juve è questo atteggiamento qua di andare in protezione di risultato, cioè facciamo l'1-0 e ci viene il braccino e ci rintaniamo dietro, e poi rischi, sai, anche col Monza l'abbiamo vinta alla fine, poi rischi che una palla del cazzo buttata in mezzo così senza senso ti entri in porta e poi fai magari fatica a riprenderla. Ci è andata bene il giorno che Rabiot fa quella giocata solitaria e Gatti, la cica, manda fuori tempo tutti e poi la butta dentro con violenza. È vero, colpo, però in periodi diversi, se sei d'accordo con me. Sì, sono d'accordo anche su questa, ma se io vedo una crescita della squadra, allora io oggi la cosa che dico, sono contento perché la Juve fa un gol di rigore, ci riprova, fa il secondo, ci riprova, fa il terzo, senza rischiare granché. Abbiamo rischiato alla fine con Barrenechea una situazione, e a un minuto dalla fine eravamo ancora sul 4-0, quel tiro che è uscito un po' di poco alto.
una Juve così, non c'è un cazzo da dire, cioè proprio zero. Però allora, per tutte le altre partite credo che le critiche siano corrette, poi che sul piano dei risultati abbia ragione Allegri. Allora, uomo di gennaio, direi per la Juventus, Kenan Yıldız. Come Kenny. Vabbè, dai, però a livello di sorpresa, diciamo, più lo diamo più a Yıldız. D'accordo con Lello. Io sono andato su come colpo su McKennie, onestamente. Però vabbè, parliamo però di Yıldız. Parliamo di Yıldız, Nico. Secondo te potrebbe essere... McKennie è diventato il nuovo Davids, ragazzi. Da scarso che era diventato top. Davids rimane... Cioè, nel senso, adesso va bene. Non scomodiamo. Già Del Piero, Baggio, Davids. Parliamo dei giocatori per quello che fanno. Sì, parliamo di Yıldız, Nico. Che giocatore è, secondo te? Potrebbe veramente essere... Perché tu... ho chiamato te perché tu sei un stimatore di Zirkzee, questi giocatori nuovi, giovani. Volevo sapere da te pure di Yıldız. No, allora, a me Yıldız piace un sacco. Il discorso è sempre il problema, che quando ho sentito il nuovo Del Piero, perché fondamentalmente ha fatto due partite Yıldız, lì sono uscito di testa. Parlo del Piero più punta di Yıldız, è un altro tipo di giocatore, secondo me. Vabbè, presto. È un no, ma anche come ruolo, non so se prenderà la stessa carriera. Penso andrà più, forse un pochettino più sul trequartista, non lo so, poi magari diventa più punta. A me piace un botto la sua capacità di dribblare subito. Cioè, sul primo controllo è fortissimo, secondo me. Mi piace veramente tanto da quel punto di vista. E sono contento che Allegri lo sta... Alcuni stanno criticando Allegri perché per molti ho sentito dovrebbe essere titolare. Per me è follia, nel senso, perché Chiesa, se togliamo gli infortuni che sta avendo, perché purtroppo poi Chiesa è anche un punto interrogativo che appunto vi chiedo a voi, non so cosa ne pensano gli altri, ma Chiesa anche lui, poverino. Cioè, dopo un anno ancora di infortuni, continua a avere quegli infortuni con le ricadute. Eh che sì, problemi fisici. Quindi quello un po' mi fa un po' su Yıldız in generale, mi piace un botto, e questa partita ha fatto un gol. Questi sono i gol che faceva Del Piero di coordinazione, che Del Piero era forte anche sulla coordinazione. Questo è un grandissimo gol al volo, come piaciuto. Ragazzi, questo è un colpo da fuori classe, Questo è bellissimo. Questo è un gol quasi da fuori classe, quello che ha fatto oggi. Questo è anche un po' alla Trezeguet, poi, in realtà, perché è un po' un mix. Sì, no, sono d'accordo. Però Yıldız, ragazzi, ha 18 anni... che ha quella personalità nel saltare l'uomo, eccetera, non sono qualità comuni. Che poi debba diventare qualcuno, è chiaro, suo dato, e lo dimostri sul campo. Ma ad oggi, un diciottenne valutato con quelle caratteristiche, si fa fatica a trovare lo strano nel panorama. Esageriamo. Mbappé era un'altra cosa, 18 anni, però vedi, tu lo mettevi in campo e ti faceva la differenza Mbappé in quel Monaco. E noi ci abbiamo giocato, ti ricordi? Che ci giocavamo contro col Monaco. Una volta passavamo, fatti rivedere la squadra, Fabinho, Falcao, cioè, Mendy anche a sinistra che era forte ai tempi, sì. Mendy. Allora Simone, invece a te ti faccio un'altra domanda, un giocatore che è stato criticato tanto, però anche lui giovanissimo, e oggi in queste partite sta giocando bene. Miretti. Allora, io credo che stia crescendo e credo che si sia sbloccato col gol con la Fiorentina, perché lui secondo me aveva un po' sotarlo dei tanti gol sbagliati. Poi il gol con la Salernitana forse gli ha dato ancora più sicurezza, sta migliorando, però sbaglia ancora tanto tecnicamente. Nel senso che secondo me alcuni passaggi sul corto e sul lungo li sa fare meglio, secondo me in allenamento li fa meglio. E invece sento un po' la pressione forse del poter sbagliare, però è in crescita, non so ancora, è un punto interrogativo per me, non so se è un giocatore da Juve o una buona riserva da Juve, però ad oggi secondo me è difficile vederlo come un titolare. E vi ributto una domanda, perché io oggi mentre guardavo un po' la partita mi è sorta proprio una paura. Questo Gleison Bremer, secondo voi, non è top 5 centrali d'Europa ad oggi? Avete paura che in estate qualcuno venga? No. Per me rimane. No. Non lo so. Però qualche offerta potrebbe arrivare, Potrebbe arrivare. Ma se folle, la Juve accetta. Attualmente Bremer, se le dà, insomma, 80-100, le dà, insomma... Però la 80-100 non ci credo mai, cioè penso realisticamente... Però posso dire una cosa su Miretti?
complimenti che io ce l'ho in testa da un po'. No, lei io non gli faccio mai complimenti ad Acciughina, però aspetta, posso dire una cosa? Sto fattorino 69 è poco simpatico in chat, in realtà. Capisco che si può essere anti juventini, ma mettere in mezzo le paralimpiadi per parlare sempre in maniera goliardica anche a me. Ma sì, ma sarà interista, colpo, giallo, lascialo giallo. Parlare. Oh, salutaci Marotta. Ma calma, che già è bianconera questa live e siamo quindi calma. Vabbè, non c'è nessuno del Frosinone, ci fosse qualcuno del Frosinone molto volentieri, lo faccio avanti. Su Miretti io voglio dire una cosa, io non faccio mai complimenti ad Acciughina, mai. Però su Miretti secondo me è un capolavoro di Acciughina e vi spiego il perché. Miretti quando esordisce con la Juve, fa il primo mese e mezzo da fenomeno, cioè io mi ricordo, almeno io dicevo, questo è un giovane fortissimo, fino ad arrivare alla partita con l'Atletico Madrid, che fa quel fallo con l'Atletico, mi col Benfica, col Benfica, è col Benfica, esatto, che fa quel fallo di rigore, da lì Miretti mentalmente sparisce.